Carissimi catecumeni eletti, carissimi catechisti, ben trovati. Oggi rifletteremo sulla preghiera del Padre Nostro e, come sempre, avremo due momenti. Un primo momento in cui rifletteremo in generale sulla preghiera e un secondo momento in cui approfondiremo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Prima di addentrarci nella nostra tematica, mi piace fare qualche premessa. La premessa che vorrei fare è dire cosa non è la preghiera. La preghiera non è un atto di volontà che parte da noi, dal nostro io e che ci spinge verso Dio. Non è imparare una tecnica, non è neanche fare un monologo o cercare di dire formule per convincere Dio a guardarci, a vedere i nostri bisogni, a volgere il suo sguardo verso di noi. Noi non dobbiamo convincere Dio, perché la preghiera è entrare in una relazione già data, già compiuta, già conquistata. Per aiutarci a capire questo concetto che ho appena espresso, prendiamo esempio il rapporto tra una madre e un figlio. Una madre porta un figlio in grembo per 9 mesi e poi questo figlio dovrà imparare a parlare con la madre, con dei gesti, delle parole, dei silenzi, a volte anche con delle urla, dei piccoli gridolini. Ma questo linguaggio che il figlio va imparando è un linguaggio che già appartiene al rapporto instaurato con la madre, è una relazione già viva, già data, già compiuta. Ecco, la preghiera è un po' questo, imparare a entrare nel linguaggio di Dio. Quindi la relazione con Dio è una relazione già esistente. Allora potremmo chiederci a che cosa serve la preghiera, perché pregare se c'è una relazione già compiuta? C'è un santo, San Giovanni Maria Vianney, che amava molto stare davanti all'Eucaristia, davanti a Gesù in contemplazione, e quanti gli chiedevano: ma tante ore che cosa fai lì davanti a lui? Lui rispondeva: io guardo lui e lui guarda me. Prendiamo anche una donna, una santa donna, Santa Teresina del Gesù Bambino. Alla fine della vita sta soffrendo molto, passa una notte insonne e la sorella Celina entra in camera e le dice: Teresina, cosa stai facendo? E Teresina risponde: sto pregando. E che cosa dice a Gesù? Non gli dico niente, io lo amo. Ecco, entrare nella preghiera, entrare nella relazione con Dio è stare davanti a Lui, è stare profondamente con tutti noi stessi, con tutto quello che noi portiamo dentro, ma è soprattutto è un ricevere il suo amore. E un'altra domanda che potremmo porci è questa: allora perché ripetere tante preghiere? Perché pregare tante volte se è una relazione già data, già compiuta? Dice Agostino, Sant'Agostino, pregare ci serve per far scendere ciò che diciamo nella profondità del nostro cuore è per entrare sempre di più, con più convinzione, in quell'amore, in quella parola che è Padre. E sempre ritornando a Santa Teresina, in uno dei suoi scritti lei dice: a volte vorrei pregare con tante belle parole, allora prendo i libri di preghiera e vado a cercare le preghiere più belle, ma mi viene il mal di testa perché sono tutte belle. Allora poso quel libro e comincio a parlare con Dio con le mie parole, comincio a rivolgermi a Lui come Padre e questa parola mi è dolce, Padre. Ecco, il Padre Nostro è entrare in questa relazione ed è interessante che nel Vangelo di Luca, quando Gesù, prima che Gesù insegni il Padre Nostro, i discepoli gli rivolgono una parola: Maestro, insegnaci a pregare. Potremmo dire è un grido, è una richiesta. Ed è interessante che i discepoli non dicono: Maestro, dici quale formula rivolgi a Dio, dici quali sono le tue parole, ma dice: Maestro, insegnaci a pregare.
Forse negli occhi di Gesù, nello sguardo di Gesù, nel modo in cui Gesù pregava, forse scorgevano che c'era una relazione significativa tra lui e il Padre. Quindi i discepoli vogliono entrare in questa relazione significativa, vogliono guardare Dio così come lo guarda Gesù. Allora ritorna la tematica del guardarsi. Prendiamo due fidanzati, due innamorati. Che cosa fanno due innamorati? Si guardano, si dicono parole d'amore, a volte anche parlando poco, perché basta guardarsi. Una mamma, quante volte abbiamo visto scene di mamme in contemplazione dei propri figli mentre dormono, mentre giocano? L'amore ci porta a guardare l'altro, e i discepoli, guardando Gesù, capiscono che il suo sguardo rivolto al Padre è uno sguardo adorante, e loro vogliono entrare in questo sguardo. Vedremo più avanti che la preghiera del Padre Nostro è riportata dal Vangelo di Matteo e dal Vangelo di Luca, ma anche nel Vangelo di Giovanni c'è la preghiera al Padre, in Giovanni 17. Nella lettera ai Romani ricorre la parola Abba, è una delle poche parole in aramaico non tradotte in greco. Questo che cosa significa? Che la relazione con il Padre è una relazione fondante. Senza questa relazione non è possibile essere cristiani. È Gesù che è la parola del Dio vivente, è la parola incarnata, ci ha permesso di entrare in questa relazione con il Padre. Noi ne siamo i custodi e dobbiamo sempre di più, anche noi, come hanno fatto i discepoli, gridare a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare. Cioè, Maestro, insegnaci ad entrare sempre di più nella relazione con il Padre. Diceva Suor Pina, del Padre Nostro esistono due versioni nei Vangeli, una nel Vangelo di Matteo, che è quella che siamo abituati a recitare quando preghiamo e a messa, e una invece del Vangelo di Luca, leggermente più breve, con alcune variazioni. È strano, no? Che la preghiera del Signore sia trasmessa in due versioni diverse, ma questo ci dice una cosa interessante, che il Padre Nostro non è una formula di preghiera, non sono delle parole da imparare a memoria, perché sono delle parole magiche che vanno assolutamente dette così, se no non funzionano, perché sarebbe una magia. Il Padre Nostro è il modo di pregare, il Padre Nostro è la preghiera di Gesù, la sua preghiera personale che ci viene regalata. E noi possiamo cominciare a dire la preghiera di Gesù insieme a tutta la Chiesa nel momento in cui entriamo in Lui, nel momento in cui, mediante la fede e i sacramenti, siamo incorporati in Cristo. Infatti voi ricevete il Padre Nostro prima del battesimo e poi, in un certo senso, lo riconsegnate, così come si fa con il credo, lo riconsegnate la prima volta che partecipate pienamente alla Santa Eucaristia insieme con tutta la Chiesa, cioè nell'Eucaristia del vostro battesimo. Quella sarà la prima volta in cui voi potrete dire insieme a tutti i vostri fratelli: Padre nostro che sei nei cieli. Prima del battesimo potete pregare il Padre Nostro, ma lo pregate singolarmente, come una preghiera per allenarvi nel desiderio a essere figli di Dio pienamente, così come diventate nel battesimo. Il Padre Nostro non è una preghiera qualunque. Il Padre Nostro è la preghiera del Signore. Che vuol dire? Il Padre Nostro è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato. Per questo non bisogna pensare così: ci sono tante preghiere, c'è il Padre Nostro, l'Ave Maria, gloria al Padre, l'Angelo di Dio, l'Eterno Riposo. È vero, ci sono tante formule di preghiera, ma esiste una sola preghiera insegnata dal Signore. Cioè, le preghiere non sono tutte uguali. Il Padre Nostro è l'unica preghiera che Cristo ci ha trasmesso, perché è la sua preghiera, e tutte le altre preghiere devono fare riferimento al Padre Nostro.
Una preghiera è autenticamente cristiana se in qualche modo fa riferimento al Padre Nostro, possiamo ritrovarla nel Padre Nostro. Per questo è importante capire che cosa diciamo quando preghiamo con le parole di Cristo e insieme a Cristo. Che cosa stiamo dicendo? Il Padre Nostro ha tre parti. La prima è la prima frase del Padre Nostro, nella versione di Matteo, quella che noi diciamo abitualmente, Padre Nostro che sei nei cieli. Questa non è una preghiera, cioè non stiamo chiedendo qualche cosa, stiamo invocando il Padre. Vi diceva prima Sorpina che la preghiera è l'espressione della relazione. Allora, chiamare Dio vuol dire mettersi coscientemente davanti a Dio. Noi siamo già uniti a Dio Padre, perché siamo in Cristo e abbiamo il dono dello Spirito Santo. Ma ci mettiamo coscientemente davanti a Dio chiamandolo Padre. Possiamo farlo solo perché siamo in Cristo. Per questo, quando a messa diciamo il Padre Nostro, il sacerdote introduce la preghiera con queste parole: obbedienti alla parola del Salvatore, cioè facendo come Cristo ci ha detto, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Nessun uomo può chiamare Dio Padre se non è in Cristo, perché Cristo è l'unico figlio di Dio e noi siamo figli quanto più siamo in Cristo. Dicendo Padre Nostro stiamo invocando Dio, ci stiamo mettendo coscientemente davanti a Lui. Non siamo da soli a fare questa cosa, ricordiamolo, siamo uniti a Cristo, cioè la nostra preghiera è la preghiera di Gesù, sono le sue parole, e dentro di noi è lo Spirito Santo che prega per noi. Nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, San Paolo dice che lo Spirito Santo nel nostro cuore continuamente grida Abba, Padre. Quindi è lo Spirito Santo che nel nostro cuore prega invocando il Padre. Molto bella questa cosa, perché non dobbiamo pensare che la preghiera dipenda completamente da noi. No, no, è lo Spirito che prega in noi. E noi, pregando, ci accordiamo allo Spirito che prega in noi. Armonizziamo la nostra voce alle parole dello Spirito, che sono le parole di Cristo. Per questo, per pregare, bisogna anzitutto ascoltare lo Spirito dentro di sé, fare silenzio e sentire che dentro di te c'è una voce che grida Abba, Padre, ed è la voce dello Spirito Santo. Dopo aver invocato il Padre, facciamo delle richieste. E vi dicevo, ci sono due parti dopo l'invocazione iniziale. Le prime tre domande e il secondo gruppo di domande. Le prime tre domande, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, possono essere riassunte dalla frasetta finale: come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Noi stiamo esprimendo un desiderio. Stiamo esprimendo il desiderio che come è in cielo, cioè come è in Dio, come è nella Santa Trinità, come è nel Regno di Dio, così sia anche nella nostra vita, sia anche in terra. Stiamo desiderando che il cielo venga sulla terra e che trasformi la terra a immagine del cielo. Se chiediamo che il cielo venga sulla terra e trasformi la terra, stiamo desiderando esattamente ciò che Dio desidera ed esattamente ciò che Dio sta facendo mediante lo Spirito Santo che prolunga l'opera di Cristo. Il cielo è già venuto sulla terra quando il Figlio di Dio si è fatto uomo e il cielo continua a venire sulla terra e a trasformare la terra nella misura in cui lo Spirito Santo agisce nel mondo. Allora, queste tre domande chiedono tre aspetti dello stesso desiderio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sia santificato il tuo nome. Il nome di Dio è santificato quando Dio mostra la sua opera, quando Dio agisce nella storia dell'uomo e l'uomo gli rende gloria. Quando Dio si fa conoscere come Dio Padre, Onnipotente, Creatore, Salvatore. E allora, quando chiediamo sia santificato il tuo nome, stiamo chiedendo: Signore, agisci e fatti conoscere, fa che noi ti conosciamo e fa che ogni uomo ti conosca. Mostrati, fai vedere la tua paternità, fai vedere il tuo amore, fai vedere la tua misericordia, la tua salvezza. Mostrati, Signore, e fa che tutti possiamo rendere gloria al tuo nome. La seconda domanda, venga il tuo regno, ha a che fare con lo Spirito Santo.
Oggi chiedere venga il tuo regno per noi è chiedere al Signore che effonda sempre di più lo Spirito Santo, perché il regno di Dio oggi è la presenza di Cristo vittorioso sul male e sulla morte. E questa presenza oggi è nello Spirito Santo. Il regno di Dio è pace, gioia nello Spirito Santo, dice San Paolo. Per questo quando chiediamo al Signore di regnare, stiamo chiedendo che lo Spirito Santo ci renda, ci trasformi, noi e tutti i nostri fratelli e tutto il mondo, nel luogo dove Dio regna, nel luogo dove Dio è il Signore. E questa è un'opera dello Spirito Santo. Chiedendo venga il tuo regno, stiamo chiedendo manda il tuo Spirito che trasformi la nostra terra nel cielo e ci porti verso il cielo. La terza domanda, sia fatta la tua volontà, è anche molto legata alle domande precedenti. Infatti, se leggete la versione di San Luca, nel Vangelo di San Luca, questa domanda non c'è, perché è implicita in quelle prima, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Cos'è la volontà di Dio? La volontà di Dio è il piano di salvezza che Dio ha. Qual è il piano di salvezza? Ricondurre tutta l'umanità nella piena unità con Lui, con Dio Padre, in Cristo. Questa è la volontà di Dio, che tutti gli uomini siano salvi, cioè che tutti gli uomini siano uniti in Cristo, in un solo spirito, e siano figli del Padre. Allora chiedere a Dio, sia fatta la tua volontà, vuol dire chiedergli, Signore, compi il tuo piano di salvezza, che il tuo piano di salvezza, di ricondurre tutti gli uomini all'unità, sia pienamente compiuto. Certamente è anche una domanda personale, come anche quelle precedenti. Stiamo dicendo, io desidero essere pienamente nel tuo piano di salvezza. Ma non stiamo chiedendo solo per noi, stiamo chiedendo per tutti. Queste prime tre domande sono i desideri di Dio, che Dio ha già compiuto in Cristo e continua a compiere nello Spirito Santo, che noi facciamo nostri. Adeguiamo il nostro cuore al cuore di Dio. E questo possiamo farlo solo perché, mediante la fede e i sacramenti, siamo diventati uno con Cristo. La terza parte del Padre Nostro, dopo l'invocazione di Dio Padre, e le prime tre domande, è composta da altre richieste. Queste altre richieste non sono i desideri di Dio, come quelle della parte precedente, ma sono i nostri bisogni. Infatti, pensateci, che cosa chiediamo? Chiediamo il pane quotidiano, il perdono dei peccati e l'aiuto nella lotta contro il male. Sono i bisogni della vita nuova che abbiamo ricevuto in Cristo, della vita filiale, che è una vita di grazia, cioè una vita che esiste perché è in relazione con Dio Padre in Cristo. Ed è una vita che viene continuamente ricevuta, il pane quotidiano, è una vita che vive nel passaggio dal male al bene, è una vita perdonata. Ed è una vita che continuamente lotta contro il male e viene difesa da Dio dalla tentazione. Vediamo queste domande una dopo l'altra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane è ciò che ci serve per vivere. Di quale vita stiamo parlando? Non solo della nostra vita biologica o semplicemente umana, ma della vita divina, della vita di figli di Dio che abbiamo ricevuto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quindi, non vuol dire solamente nutri in noi la nostra vita umana, ma nutri in noi, o Padre, la nostra vita spirituale, la nostra vita di figli. Come si nutre la vita di figli? Beh, se la vita quotidiana si nutre con il pane materiale, cioè con il cibo, con la bevanda, ma anche con tutte quelle cose di cui abbiamo bisogno, un alloggio, dei vestiti, delle relazioni, perché non possiamo vivere senza relazioni, la nostra vita divina si nutre del rapporto con Cristo, cioè si nutre della parola di Dio e dei sacramenti. La parola di Dio e i sacramenti sono i due, potremmo dire, strumenti attraverso cui nella comunità cristiana noi riceviamo la vita di Dio, riceviamo la vita divina. Per questo chiedendo darci il nostro pane quotidiano, stiamo chiedendo non solo il pane materiale, ma anche il pane eucaristico, come i padri della Chiesa hanno sempre interpretato questa richiesta. Stiamo chiedendo al Signore, nutrici, tu che sei il pane della vita. Nella seconda richiesta, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
stiamo chiedendo il perdono dei peccati. Questo perdono dei peccati, come sapete, avviene pienamente nel momento del battesimo. Nel momento del battesimo ciò che ti separa da Dio e dagli altri, cioè il peccato, viene eliminato. Tu vieni totalmente unito a Dio e unito ai tuoi fratelli in Cristo. Che cosa chiediamo? Chiediamo continuamente che questa unione venga ristabilita da Dio, che Dio perdoni i nostri peccati, perché noi sappiamo che il perdono ricevuto nel battesimo, l'unione col Padre e con i fratelli, è continuamente minacciata ed è continuamente rovinata invece da ciò che in noi è vizio, abitudine al male. Per questo chiediamo al Signore di ristabilirla sempre, di riperdonare sempre i nostri peccati. Ma lo chiediamo con una clausola, è l'unica domanda del Padre nostro in cui mettiamo una clausola. Diciamo, come noi li rimettiamo ai nostri debitori? È strano, no? Perché non lo facciamo con le altre domande. Per esempio, non chiediamo, dacci il nostro pane quotidiano, come noi diamo il nostro pane quotidiano, come noi diamo il pane quotidiano a qualcun altro. No, solo con il perdono. Perché? Lo spiega Gesù in una parabola del Vangelo, in cui dice che il perdono che noi veramente riceviamo diventa reale e completo solo quando noi lo facciamo passare attraverso di noi perché raggiunga gli altri, cioè solo quando noi perdoniamo gli altri. Racconta di un re che ha diversi servitori e un servitore ha un enorme debito verso di lui. Il re però gli perdona tutto questo debito, glielo condona. Questo servitore però, uscito dalla presenza del re, trova un altro servo che deve a lui pochi spicci e non lo perdona invece, non gli condona il debito. E allora il re che cosa fa? Chiama il primo servitore, quello che è stato perdonato di tutto ciò che, tutto il debito che aveva, e gli toglie il perdono che gli ha dato, cioè lo mette in carcere perché paghi tutti i suoi debiti. È una storiella che ci fa capire come funziona il perdono di Dio. Il perdono di Dio ti viene veramente e totalmente dato, ma se non diventa in te un cuore misericordioso verso gli altri, un cuore che perdona gli altri, questo perdono scompare, si inaridisce, in un certo senso ti viene tolto. Per questo chiediamo al Padre di perdonarci come noi perdoniamo gli altri, perché sappiamo che le due cose sono strettamente collegate, che il perdono che riceviamo non è vero se non perdoniamo a noi gli altri. La terza domanda ha due parti. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Oppure, come è nella nuova tradizione della Bibbia e come fra un po' diremo anche a Messa, non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Che cosa stiamo chiedendo? Sappiamo che la nostra vita è costellata di prove e di tentazioni. Le prove sono quelle situazioni in cui a volte il Signore stesso ci mette perché noi possiamo conoscere noi stessi e conoscere Lui come Padre. Sono quelle situazioni difficili, quelle situazioni che si attraversano solamente mediante la fede. Ecco, il Signore spesso ci mette alla prova, che non vuol dire che ci misura dandoci delle difficoltà, ma vuol dire che permette delle difficoltà nella nostra vita apposta perché noi possiamo conoscere Lui come Padre, come Salvatore, come Provvidente e perché possiamo conoscere noi stessi. Questa è la prova che Dio permette nella nostra vita e che ci serve per crescere, esattamente come quando devi educare una persona, lo metti in delle situazioni che fanno uscire fuori da lui il meglio che ha. Quando lasci che lui da solo affronti una difficoltà perché deve crescere. Ecco, con questo sguardo di padre il Signore conduce la nostra vita. Però la tentazione è invece un altro tipo di prova. La tentazione è quel suggerimento maligno che ci spinge verso il male. Quella non viene da Dio, perché Dio non tenta nessuno. Viene invece da altre fonti. Può venire dalla nostra debolezza umana, può venire dal mondo che ci circonda, oppure può venire dal maligno stesso. Allora noi chiediamo che quando abbiamo una suggestione verso il male, quando c'è qualcosa che ci spinge al male, un male che ci attrae, il Signore non ci abbandoni. Cioè, stiamo dicendo, conosciamo la nostra debolezza, sappiamo che il male esercita un fascino verso di noi e che anche se Dio ci ha
unito pienamente in Cristo, ci ha perdonato, ci ha salvato, comunque resta un'attrazione verso il male che in qualche modo rovina la comunione, rovina la vita, rovina l'amore. E allora chiediamo al Signore di essere difesi. Chiediamo che quando affrontiamo una tentazione, quando c'è qualcun male che ci attrae, Lui non ci abbandoni. Lo chiediamo non perché il Signore normalmente ci abbandona e se noi non glielo chiediamo ci lascia là a morire da soli, non è questo il punto, no? Ma come vi spiegava prima Sorpina, stiamo rafforzando la nostra relazione, la coscienza che abbiamo della nostra relazione. La seconda parte della domanda, ma liberaci dal male, è la continuazione, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, dal male. Il Signore ci ha già liberato dal male in Cristo, che offrendo la sua vita per noi ci ha salvati dal peccato e dalla morte. Ma questa liberazione deve poi compiersi pienamente nel nostro cuore e in tutto il mondo. È evidente che nel mondo esiste il male, esiste un male strutturale in alcune realtà che sono sbagliate e contro le quali noi cristiani dobbiamo lottare con lo Spirito di Cristo. Ma chiediamo continuamente al Signore di essere liberati, perché sappiamo che il primo luogo della battaglia fra il bene e il male è il nostro cuore. È il nostro cuore che continuamente deve essere liberato dal male, perché il male è come una erba infestante, come se fosse un'erba che tu strappi da un campo perché è un'erba cattiva, però quella ha lasciato le radici e ogni tanto rispunta fuori. Per questo noi chiediamo continuamente al Signore di essere liberati dal male. Ricevendo il Padre Nostro dalla Chiesa, state ricevendo uno dei tesori della Chiesa, è la preghiera del Signore, che Gesù nella sua vita ha molte volte pregato, vi dicevo, non come una formula, ma come il modo di pregare. Pensate, per fare un solo esempio, alla preghiera di Gesù nel Getsemani, quando lui prima della passione grida: Abba, Padre, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Pregando il Padre Nostro stiamo unendo il nostro cuore alla preghiera di Cristo. E unendoci alla preghiera di Cristo, perché lo Spirito Santo prega in noi, ci stiamo unendo pienamente a Dio Padre. Il Padre Nostro è la preghiera dei figli di Dio che sanno di vivere nella Trinità.